Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 27 ottobre noi ricordiamo il Beato Bartolomeo da Breganze. Ascoltiamo. Nato forse l'8 settembre dei primi anni del secolo XIII, non si conosce molto della sua vita. Entrò giovanissimo nell'ordine dei predicatori, quando ancora era in vita il Santo Padre Domenico, di cui fu esemplare imitatore. Predicò in varie città dell'Emilia e della Lombardia, dilaniate dalle fazioni, dalle guerre e in preda alle eresie, portandovi la pace ed il buon costume. Il Papa Gregorio IX lo nominò maestro del Sacro Palazzo, mentre il pontefice Innocenzo IV lo volle con sé al Concilio di Lione, destinandolo nel 1253 all'isola di Cipro. Papa Alessandro IV nel 1255 lo richiamò in Italia, nominandolo vescovo di Vicenza, sua terra di origine. Costretto ad allontanarsi dalla città, da Ezzelino, da Romano, fu inviato quale legato pontificio in Inghilterra. Nel ritorno sostò a Parigi per fare visita al sovrano San Luigi IX, desideroso di rivederlo in quanto memore del conforto che aveva ricevuto in Terra Santa al tempo della crociata, in cui Bartolomeo era stato inviato in veste di legato del pontefice. Luigi, in segno di gratitudine, donò al vescovo Bartolomeo una preziosissima reliquia, una spina della corona che cinse il capo di Cristo. Rientrato a Vicenza, fece edificare una nuova chiesa dedicandola alla Sacra Corona, quale luogo di culto in cui venerare la Sacra Spina, come anche un convento domenicano. Spese il resto dei suoi giorni nella cura pastorale della città. Si contano ben 430 opere a lui attribuite, comprensive di sermoni e trattati mistici. Morì a Vicenza nel 1270. Bartolomeo faceva parte dell'ordine dei predicatori, persone che hanno messo al centro della loro missione il fatto di girare, quindi cambiare posto, incontrare persone per annunciare la buona parola, per annunciare Gesù Cristo. Riscopriamo un po' questa attività, magari invogliando anche quelli che sono i nostri pastori a mettere un po' un giro, un movimento di persone che circolino, che vengano nei nostri ambienti per portare una novità, una parola che arriva da lontano, è sempre un po' arricchita dalla provenienza, da una cultura diversa. Riscopriamo un po' il gusto di andare a cercare anche qualcosa. Ora abbiamo strumenti molto molto potenti, quindi la predicazione è diventata anche globale. Tu puoi parlare a casa tua, ma in realtà stai arrivando da tante tante parti. Allora preghiamo in particolare per tutti coloro che hanno questa missione nella loro vita, in qualsiasi modo, annunciare lontani, viaggiare, muoversi, spostarsi, affinché il Signore gli dia sempre la carica. E per noi chiediamo anche un po' di curiosità, di poter cercare e invitare queste persone affinché la loro conoscenza e la loro missione porti buon frutto. Beato Bartolomeo, prega per noi.